che facevano molto ridere i miei colleghi. Sì, ma sì. Noi siamo già allegri per conto nostro. Questo sì, siamo andati in un palco meraviglioso. Ma c'è voi con delle piante meravigliose, secolari, no? Ho detto, che bello. Ho detto, Sandra, cosa ti ricorda questo ambiente così? Lei fa, gli uccellini che cantano. Tranquillissimo che a Roma, eh. Tranquillissimo dappertutto. Non così tanti. Lei trovava sempre il lato poetico e romantico. Perché lei è una fanciulla. Poi aveva visto un motoscafo nel fiume, no? E lei ha detto, guarda, sembra una sposa con due veli. Perché sai che il motoscafo fa due scie bianche, no? Lei ha detto, sembra una sposa con due veli. Sì. Lei ha detto così, ma è bellissimo. Bellissimo. E a tu, già mi amavo prima, per dire la verità. Ho detto la seconda serie. Sentiamo, sì. Sai che cosa che mi piace soprattutto? In realtà è la sua arte, perché sono due artisti straordinari. Sì. Mi piace la sua tolleranza, il suo senso della famiglia, del lavoro, dell'arte, però che fa sempre con grande impegno, no? E mi è sempre piaciuto, perché lei è questa. E anche Marco, la sua aria così scansionata, ironica. È una donna che va dritta per la sua strada. Lo squalo. Quindi noi abbiamo detto tante cose, fatto tante cose, ma non sappiamo quello che hanno preso loro. Io credo che dall'intensità con la quale abbiamo detto tante cose, secondo me le hanno prese quasi tutte. Sì, ma loro il programma non doveva essere messo. No. Allora, quando abbiamo ballato il flamenco, io e Mara sembravamo due che vedevano la birra. Flamenco, no? Anch'io. Invece lei, ma tu devi ricoprire la parte, hai scelto anche l'abito più bello. Grazie. Perché aveva la tuta giusta per lei. Poi c'è tutto il ballerino, ha avuto una certa presenza. Era molto bravo, era bravo, era anche dell'occhio. Sciffone, quindi si fa trasparente, sembrava tutto, no? Però sì, era un bell'uomo. Sì, bravo, un bello, bacio, bello, insomma. E poi mi è piaciuto quando mongolfiera. Non mi è piaciuto tanto quando siamo andati alla pesca delle anguille, perché a me l'acqua fa paura e quindi la barca era a livello dell'acqua, quindi poi lei non stava mai ferma, no? Si metteva là tutto in pose sexy. Ma perché non facciamo qui le foto per il payment, no? E la barca dondolava così. Io avevo paura, perché se si dovesse, io non so nuotare, come sono nell'acqua che non tocco, mi blocco, non riesco più a muovere un braccio, lei niente, disinvolta, sempre più tacchi a spillo, sì, cantosa. Invece Mara aveva pure delle anguille. Mi faceva lo stimolo, non avevo paura, mi fa senso. No, ci accomuna un certo modo, a noi tre, cosa ci accomuna? Beh, la capacità di passare attraverso gli ostacoli, silenziosamente, salendoci sempre, vero? Sì. Cosa ci accomuna? Ci accomuna il senso di essere sempre in orario, non far mai aspettare l'uno nell'altro, perché ci rispettiamo, nel senso proprio dello spettacolo. Perché una vera professionista, per rispetto degli altri, non arriva mai in ritardo e cerca di darsi da fare e anche di collaborare alla meglio, insomma. Se una battuta a te non ti sta bene, chiedi se puoi cambiarla e se vedi che proprio è incastrata bene così, allora la mandi giù lo stesso. Perché è questo senso di collaborazione proprio che c'è nello spettacolo, anche se siamo di diversi spettacoli, io nel canto, lei nel cinema, lei invece nella biografia, dove fa nascere i talenti, dove
presa in talenti. Quindi lei è l'origine, qui c'è la fine, e qui un'altra cosa del film. Ho fatto anche io, poi siamo tre. Sai che cosa? Anche la gioia di portare comunque i nostri anni con abbastanza disinvoltura prendendoci in giro, voglio dire, che fa, che risolve un po' la situazione, perché sennò il mondo veramente diventa tristissimo, che è una delle malattie degli anziani. Noi siamo testi? No, noi no, ma noi non siamo gli anziani, noi siamo vecchi, diversi. E così ci fanno fare un'altra gita. Possiamo fare in fretta perché le nostre primavere sono come quelle dei cani. Cioè, 7 anni in un anno lo fanno, quindi noi dobbiamo fare in fretta. La cosa che ci lega fondamentalmente credo sia proprio l'arte, perché tutti e tre siamo veramente tre artiste, vero? Proprio nel profondo dell'anima. Poi la cosa che ci ha per me di essere più vicini, più cari, come dire, è pensare al loro rapporto col marito che è durato tanti anni così. Quanti sacrifici, a quante rinunce avranno dovuto sottostare? Oh, mica tanto, perché se no non durava così tanto, tante rinunce, dai. Io credo che se una famiglia sta unita in mezzo, soprattutto della donna e della famiglia. Sì, penso, sì, che sono assolutamente convinta. Quindi penso che sia stato soprattutto per sì, beh, tanti anni. Ma questo ha sicuramente un grosso costo, un grosso... E per cui provo molta ammirazione. Io non ce l'ho fatta, no? Però io sono ricevuto il trattamento con le giugne. Infatti noi abbiamo arrivato subito Sandra. Comunque... Sandra, noi quando tu non hai letto parlavamo sempre di te. Sembra che sia stata una donna fortissima perché hai levato 3 figli da sola, sì, con tanto amore, sì, e hai tre bravissime persone. Io sono delle bravissime persone. E quindi sei stata più forte di noi. Certo. Noi siamo state fortunate ad avere due delle persone che ci hanno rispettato, sempre amato, e ci hanno aiutato. Ma sta ragazzi, sembra la nostra vita del fiato. Ogni tanto ci perdiamo, ogni tanto diciamo parolacce, ogni tanto ci perdiamo. Non so se ci ricordiamo più delle parolacce nel momento. No, la verità è che io mi sono molto divertita con le mie due compagne che avevo già conosciuto e pensavo che per fare una cosa così fossero perfette, perché la Betty è così acuta, lei non perdona nessuno, però mi fa molto ridere. E la Sandra che è così fanciulla, è rimasta, è una fanciulla di qualche anno. Io non riesco più quella. Io non sono proprio fanciulla, non mi riesce, è più forte di lei, per cui mi piace ritrovare qualcuno che poi fa queste fantastiche storie che io non ricordo neanche di averle vissute, la verità, questo grande amore, sì, ho capito, ma insomma, a posto, invece lei che fa una descrizione bellissima, per cui una roba che ti strappa il cuore. Poi sì, non lo rifarei con le mie compagne, lo rifarei perché mi sono molto divertita. Sono molto simpatiche, stanno allo scherzo, non si offendono le battute che gli faccio io, ma ridono anche di se stesse. E ridere di se stessi. E ti vogliono molto bene. E mi vogliono molto bene, e ridere di se stessi fa molto bene. Molto bene.